Giangiacomo Schiavi, che ci ricorda anche Gianni Bonadonna, che rappresenta una figura carismatica per tutti, perché è stato uno dei pionieri dell'oncologia mondiale e che noi abbiamo già avuto modo di evidenziare alle nuove generazioni e alle iniziative che il volontariato oncologico porta avanti attraverso il riconoscimento del Cedro d'Oro che abbiamo assegnato a Gianni Bonadonna nel 2009. Io ho avuto, diciamo, la gradevole sorpresa di vedermi arrivare il libro in omaggio da Gian Giacomo Schiavi, che molto cortesemente me l'ha anche anticipato. Ed era alla vigilia della mia vacanza caprese, per cui devo ringraziarlo perché mi ha dato l'occasione di distrarmi dalle solite carte che sono costretto a leggere, trascurando anche la lettura che più mi interessa. Ma l'ho letto con grande piacere, molto spesso anche nelle vicinanze dei faraglioni di Capri, quindi diciamo che è stata una lettura in un'atmosfera molto gradevole, ho apprezzato il contenuto di questo libro, veramente eccezionale, e è riuscito con l'ideazione e fantasia di Schiavi di portare l'oncologia a livello dell'arte, e mettendo insieme autori che protagonisti che sono Bonadonna e Michelangelo, mettendo insieme quindi e intrecciando quella che è anche una componente dell'arte, della medicina, che è anche l'arte, l'essere. L'avere la capacità da parte del medico anche di ideazione e di invenzione. Io ricordo i grandi clinici che non avevano a suo tempo, da Condorelli a tanti altri, che non avevano il supporto e il sostegno delle indagini diagnostiche che oggi portano di fatto la diagnosi al medico, ma che erano grandi perché riuscivano a intuire, guardando e visitando il malato, qual era la diagnosi da fare. E Bonadonna è stato l'insieme di un grande medico per le capacità che ha avuto di seguire i malati, è un grande scienziato, è un grande ricercatore e devo dire che ha avuto poi anche la fortuna di incontrare Gianni Bonadonna che ha continuato, che gli ha consentito di continuare ad essere Bonadonna anche in una condizione fisica molto deteriorata. Io ho la necessità e il dovere di presentare Gian Giacomo Schiavi che tutti quanti ben conosco ed è difficilissimo farlo, per cui qualsiasi cosa dico è sempre molto parziale, però voglio ricordare che Schiavi ha una cultura che nasce anche dalla sua frequentazione alla facoltà di lettere moderne all'Università Statale di Milano e è stato un giornalista che si è formato attraverso una serie di esperienze, dalla cronaca bianca, alla cronaca nera, agli spettacoli, allo sport e poi ha fatto una grande carriera tra i giornali, perché nell'81 è stato arresto del Callino di Bologna e poi è stato chiamato a far parte del giornalista Corriere della Sera da un direttore come era Ugo Stille e poi è diventato vice direttore del Corriere della Sera con Paolo Mieli, quindi insomma con direttori che hanno fatto la storia del Corriere della Sera, quindi per quanto riguarda la sua attività di giornalista mi devo fermare qui perché altro non si può dire essendo arrivato al vertice più alto del giornalismo italiano. Però Schiavi è un grande scrittore anche, è autore di diversi libri e credo che uno dei libri che ricordo anche di aver letto a suo tempo, perché è un libro che ha pubblicato quando ero ministro dell'Ambiente, quindi ero particolarmente attento ai problemi del nucleare, proprio quando si cominciava a discutere seriamente il referendum, eccetera, e questo libro di Schiavi, Nucleare Italiana, di Angeli Editore, aveva analizzato la vicenda della centrale nucleare del Coarzo. Poi è autore anche di libri importanti, Controvento, editore Rizzoli, scritto con il navigatore solitario esploratore Ambrogio Fogar, e poi Sani per scelta, editore Rizzoli, scritto in collaborazione con Boncinelli. Quindi, come vedete, si passa anche a un'attenzione maggiore alla questione della medicina, della biologia in generale. E poi incontra Bonadonna e la sua, diciamo, tendenza ad affrontare e occuparsi sempre più del mondo
della sanità, lo ha portato anche a scrivere con Gianni Bonadonna un libro molto importante, Medici Umani, Pazienti Guerrieri di Baldini e Castoldi. Questo libro di Schiavi, ve lo voglio far vedere, anche se credo che dopo lo vedrete con il filmato, Il mistero della notte, una diagnosi per Michelangelo. Cioè Schiavi è riuscito a trovare il modo per far vivere la figura di Bonadonna attraverso la valutazione che Schiavi ha saputo e voluto dare di Bonadonna e delle sue sensibilità e delle sue capacità interpretative rispetto al mistero della donna. E quindi il modo migliore per far sì che Bonadonna possa continuare a vivere non soltanto in un settore limitato, quello della medicina, ma in un'area molto più ampia. E questo è, credo, l'omaggio migliore che Bonadonna e tutta l'Italia poteva fare nei confronti di Bonadonna. A questo punto io vorrei, proprio per introdurre il libro, chiedere alla regia di far vedere il filmato, e subito dopo il filmato darei la parola a Roberta Tancredi. Perché Roberta Tancredi? Perché quando io ho letto questo libro mi sono posto il problema di come si poteva fare ciò che avevo anticipato anche a Schiavi, che noi avremmo fatto una recensione, che avremmo pubblicato e fatto conoscere questo libro dai nostri lettori, dai nostri frequentatori del sito. E obiettivamente mi sono sentito incapace di poter esprimere nel modo migliore quello che pensavo, ma quello che in realtà non era abbastanza adeguato ad una recensione completa di questo libro. Siccome noi siamo sempre più convinti, e questa è un'occasione che vogliamo anche dimostrare praticamente, che lo psicologo ha un ruolo fondamentale nei confronti del malato, dalla diagnosi a tutto il percorso terapeutico fino alla fine, a chi potevo dare l'incarico e chiedere la cortesia di fare una recensione adeguata? A una psicologa che esprime l'anima di Aima, che è Roberta Tancredi, perché Roberta Tancredi ha cominciato a lavorare con noi quando ero neolaureata in psicologia nel 2003 ed è stata una delle prime a sperimentare il ruolo dei volontari del servizio civile in oncologia, direi forse la prima, e ha avuto la capacità di dimostrare come un neolaureata poteva essere utile nella comunicazione ai malati, che è quello che AIMAC ha fatto attraverso le plane, attraverso i libretti, eccetera. E da con noi componente dello staff di AIMAC e ha diretto l'area ricerca nella psicologia, dando un taglio particolare anche alla formazione dei giovani volontari che si avviavano a lavorare con noi. E poi ha contribuito in maniera determinante alla crescita di AIMA attraverso le sue capacità, non soltanto di psicologo, ma anche le sue capacità di comunicare, non soltanto attraverso l'insegnamento ai volontari del servizio civile, ma anche in collaborazione con noi, il messaggio giusto di AIMA a un'opinione pubblica molto ampia, avendo collaborato a scrivere capitoli di libri e lavori, per cui purtroppo poi per noi, ma non certamente per lei, ci ha lasciato, perché la sua vocazione fondamentale era quella di fare la professione psicologa, e qui a AIMAC aveva una sua limitazione perché era psico-oncologa, invece lei è psicologa a tutto tondo, ma è rimasta nel ricordo nostro come una delle persone alle quali dobbiamo riconoscenza per il contributo che ha dato alla crescita e alla formazione di AIMA. Quindi ringrazio anche Roberta per questo suo intervento e direi subito dopo la proiezione di questo filmato affiderei il compito a Roberta di intervistarla e far venire fuori le cose che a noi malati consideriamo, che per noi malati sono forse quelle che consideriamo più interessanti. Grazie a Schiavi e grazie a Roberta. Andiamo avanti la regia con la proiezione del filmato. La notte non è un romanzo, è una memoria. Dietro la scultura di Michelangelo c'è la storia di una battaglia e il sogno di un grande medico che vuole aggiungere alla parola cura
la parola umanità. Si chiamava Gianni Bonadonna e nella sua vita di scienziato la notte di Michelangelo era stato un incontro scioccante. Due ricercatori americani furono i primi a porsi la domanda. Il professore confermò: è un carcinoma mammario localmente avanzato. La notte parla a tutte le donne operate di tumore al seno. È un invito a mostrarsi e a vincere la paura, ad affidarsi alla scienza e ad avere fiducia nei medici e competenti. La sua guerra al cancro era stata una sfida come quella dei samurai. Era una partita a scacchi con la morte, sempre in battaglia, non arrendersi mai. Promettere è facile, il medico in genere non ha mai promesso molto, ha sempre dato una speranza, l'ha malato ma senza promettere. Sognò un giorno a New York, quando la sua immagine campeggiava a Times Square. Sognò una diagnosi ambiziosa, quasi folle, da presentare al Congresso Mondiale degli Oncologi. La notte era diventata per lui il simbolo dell'accettazione. Con l'arte, Michelangelo sfida l'imperfezione e ci mostra la nostra vulnerabilità. Al medico, dopo la diagnosi, tocca la cura. Time when oncology was largely in the hands of surgeons, he managed to develop some of the critical concepts that today lead the field of oncology. Anche lui aveva vissuto il dramma di una malattia invalidante. Un ictus lo aveva colpito quando era al culmine della carriera. Dall'altra parte, passando da medico a malato, vedeva nella notte l'ombra che ci portiamo dentro, il male oscuro contro il quale lottiamo, l'imperfezione che ci rende più umani. Ho scritto La notte con una certa fatica, come risarcimento a un grande medico dimenticato, dedicandolo a tutte le persone che devono ricostruire una vita dopo una malattia, perché questa non deve essere una vergogna da nascondere, ma una seconda vita, come per chi è nato due volte. Buongiorno a tutti, complimenti. Non è facile parlare dopo questa sentita presentazione, però devo dire che questo libro che ho sentito davvero è stata per me una grande occasione. Innanzitutto partire dalla dedica a chi non ha mai smesso di avere un sogno. E ritornare oggi nella grande famiglia di Favo, che è unita dalla cura, dalla umanità, dalla coralità e anche dal sogno di spingersi sempre avanti, come dire, trovo una bellissima connessione tra questo testo e quello che le associazioni che sono qui oggi portano avanti da anni. E personalmente desidero ringraziarla, dottor Schiavi, perché il suo testo mi ha fatto venire in mente anche un ricordo, come un po' il risveglio del professore a New York,
di quando appunto ho iniziato con la collaborazione con l'Associazione Italiana Malati di Cancro e da giovane ne ho laureata, insieme al professor De Lorenzo feci la prima trasferta proprio all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per portare avanti un progetto di informazione e di accoglienza in oncologia che poi avrebbe costituito l'ossatura di quello che oggi è il Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia. E varcare le soglie di quell'istituto che grazie al suo libro scoperto il New England Journal of Medicine ha definito un'altra scala di Milano perché appunto ha visto lavorare quelli che sono stati i padri fondatori della moderna oncologia, Gianni Bonadonna, Umberto Veronesi, Pietro Bucalossi, insomma solo per citarne alcuni. Come dire, si percepiva appunto l'importanza di essere in quel luogo e sono stata anche aiutata in questo primo incontro da un psicologo, uno dei primi a lavorare in oncologia, che mi piace ricordare oggi, che ci ha lasciati troppo presto, che è Marcello Tamburini e che mi ha accolto, a proposito di accoglienza, in tutta la mia impacciata insicurezza e profonda ignoranza, soprattutto in tema di oncologia, spendendo molto tempo con generosità a informarmi e formarmi sull'importanza di un lavoro multidisciplinare in oncologia e anche sulle fatiche del portarlo avanti, nel non cedere mai. E in questo lui riconosceva un ruolo fondamentale alle associazioni dei malati, alcune delle quali, le prime, sono nate proprio all'Istituto Nazionale dei Tumori e tra queste ci sono anche delle associazioni che hanno contribuito alla fondazione di FAVO. Quindi per me è stato particolarmente emozionante e ritengo che proprio in questo difficile momento storico sia importante non perdere la memoria che questi diciamo operatori e ricercatori ci hanno lasciato. E quindi vorrei chiederle se ci può dire qualcosa del suo incontro col professor Bonadonna e di come l'ha ispirata. Il microfono, dottor Schiavi, mi scusi. Mi sentite adesso? Ecco, sì. Bene, volevo ringraziare tutti voi, grazie per questa introduzione, grazie per questa presentazione. Bonadonna. Bonadonna era un gigante come i tanti medici che hanno aperto alcune strade, che hanno aperto alcune vie. Il mio incontro con Gianni Bonadonna è stato quasi casuale. Lui mi ha chiesto di aiutarlo a raccontare alcune cose della sua vita, a raccontare alcune cose che aveva vissuto e che voleva testimoniare e che faticava a raccontare, perché spesso quando la malattia c'è diventiamo invisibili, siamo esclusi da quella che è la normalità della vita, mentre invece tante volte questa seconda realtà, questa seconda vita ci offre la possibilità di testimoniare in modo molto più forte a volte e anche più veritiero quello che noi possiamo dare agli altri. Ecco, e questo incontro è stato emozionante, molto bello, anche perché è stato un incontro con un uomo che aveva vissuto tantissimo e che aveva sperimentato le due facce della malattia, quello del medico curante e quello del malato che viveva dall'altra parte, quelli che erano i disagi proprio del sentirsi osservato, guardato e soprattutto curato, non a volte come lui avrebbe voluto essere curato. E quindi questa consapevolezza gli dava anche un'autorevolezza importante, tant'è che uno dei primi libri che lui aveva fatto si intitolava proprio Dall'altra parte, e dall'altra parte era un gruppo di medici malati che avevano testimoniato la necessità di una maggiore umanità
soprattutto nel rapporto medico-paziente. Infatti su questo tasto Gianni Bonadonna mi ha subito coinvolto, subito portato dalla sua parte, quando mi ha raccontato l'episodio della sua vita di medico, quando sentì il desiderio di andare a Calcutta, nell'ospedale della Carità di Madre Teresa. Già direttore della divisione di oncologia medica dell'Istituto dei una star internazionale, decise di andare per un mese a fare una sorta di full immersion in questo ospedale, perché aveva capito che la via peggiore è quella di non essere qualcuno che realmente cura di noi. E lì a Calcutta aveva chiesto in questo posto, la casa del cuore puro, cioè che cos'è l'umanizzazione, cioè, proprio nei confronti di questi malati indesiderati che non avevano più nessuno. E lì c'era una scritta su un muro che lo aveva colpito e che era questa: only love and care, solo amore e assistenza. E aveva capito che bisognava portare una maggiore umanità proprio nei reparti d'ospedale. E questa è stata la sua seconda grande battaglia. Ma la prima battaglia è stata quella di battersi, e di battersi come un leone, per cercare speranza in più ai malati di tumore, e soprattutto per portare l'oncologia medica, e quindi una cura diversa, era la mutilazione per tante donne. Questa battaglia ha impegnato 25 anni di vita, ed è stata una grande battaglia, perché è stata una battaglia coraggiosa, come ha detto il professor Ortobagni, ha visto nel video, il presidente di ASCO, la più grande organizzazione mondiale degli oncologi, e lui ha detto: Bonadonna ha aperto una nuova strada, ha aperto l'alleanza tra l'onco e il chirurgo. E lui e Umberto Veronesi sono stati i primi a lavorare insieme, ad andare insieme in operatoria per sperimentare sia i farmaci sia una riduzione del danno, soprattutto chirurgico, per l'operazione di tumore al seno. E questa è stata una rivoluzione. Lei ha citato, dottoressa Tanchi, il England Journal, che disse: a Milano c'è un'altra scala dell'Istituto Nazionale di Chirurgia. E quel lavoro che venne fatto, che venne impostato in quegli anni, nel 1972-73, venne chiamato Mental Work, un lavoro monumentale nella storia dell'oncologia, proprio perché vennero abbattuti i pregiudizi e aperta una nuova strada. E lì, ecco, lì si è inserito anche proprio questo tema dell'arte medica, della grandezza del medico che comunque interroga su tante cose, ma soprattutto cerca a volte delle risposte in qualcosa di insolito e magari inaspettato. E lì interviene l'angelo, e interviene la notte, la donna, interviene questa statua particolare, la più bella di queste statue che sono a San Lorenzo, in questo monumento funebre dei due medici, Lorenzo e Giuliano, condottieri morti relativamente giovani, e quindi la necessità di creare per loro un mausoleo, un sepolcro, e Michelangelo lo crea, e l'ultimo di queste statue che rappresentano l'arco di una giornata, e quindi l'alba, il giorno, il crepuscolo e la notte, l'ultima di questa statua, la notte, è un simbolo che per Bonadonna è anche il buio della malattia, che incombe su tutti noi, che incombe sull'umanità. E Michelangelo, in quella scultura, attraverso una rappresentazione con dei segni particolari, con la civetta, con la maschera, con questi lugubri presagi, dà l'idea di qualche cosa che sembra spegnersi, ma poi dopo la notte c'è il giorno, e Bonadonna vede in quell'immagine della notte, in quel seno osservato e riosservato tante volte, l'immagine che forse proietta nella sua vita, e in quel seno, lui dice, vede un'imperfezione, perché il mestiere del medico è quello di guardare con un occhio diverso
le cose. Quindi l'osservazione, che è un'altra di quelle caratteristiche che distinguono un buon medico, è quello di vedere dei segni che altri magari non vedono, segni che possono indicare la presenza di una malattia o di una infermità. Io di queste cose ho parlato con i critici d'arte ed effettivamente loro hanno ammesso di non avere mai osservato quella scultura con lo sguardo di Bonadonna, però quello sguardo secondo Bonadonna parlava a lui stesso, parlava al medico dei tumori e lo interrogava. Quel seno malato, secondo lui, era il segno di accettare una diversità, era il segno in cui l'arte riesce a sublimare anche un'imperfezione e a dirci che noi persona siamo unici, siamo stari, abbiamo risorse straordinarie e comunque non possiamo fermare a un segno, a un particolare, ad un dettaglio. L'unica la persona umana è proprio di avere qualcosa di speciale. Ed essere incompleti è proprio una caratteristica che ci spinge poi a migliorarci continuamente. E quindi lì comincia un po' questo suo disegno, questo suo sogno, che io ho realizzato purtroppo senza la sua presenza, perché l'ho realizzato 5 anni dopo che avevamo parlato di fare questa diagnosi per Michelangelo, di dire a Michelangelo che in realtà lui aveva scolpito qualcosa che era rimasto nel tempo, che era sopravvissuto dopo 5 anni e oggi ci diceva che siamo imperfetti, ma dentro questa imperfezione c'è anche la nostra bellezza. Ecco, un po', come dire, le ho riassunto le cose. E l'ultima cosa che voglio dire era che questi segni che voi avete visto dentro, queste immagini, l'immagine dei filmati con i samurai, l'immagine del settimo sigillo di Bergman, questa sorte, erano immagini che Bonadonna utilizzava perché rappresentano benissimo la battaglia del medico dei tumori, la battaglia contro un nemico apparentemente invincibile o forte di noi, che noi dobbiamo contrastare e combattere con la scienza, con l'umanità, col coraggio e con la forza di non arrendersi, come avete detto voi, non arrendersi. E un'altra azione sempre di Bonadonna era sempre quella di Winston Churchill, non ci arrenderemo mai. Lui aveva questa forza e questo carattere che lo portavano a dire che bisogna continuare a combattere sempre, sempre, sempre. E questo è un po' anche il lascito che lui ha lasciato a tutti noi, ed è quello di continuare a combattere un'alleanza tra il medico e il paziente. Grazie. Grazie a lei. Ho visto che in chat ci sono tantissimi complimenti e ci sono anche prenotazioni per le domande. Allora, visto che lei ha anticipato qualcosa che io le avrei voluto chiedere, le faccio l'ultima domanda e poi lascio aperto il dibattito per chi volesse partecipare. È proprio questa, diciamo, queste parole dei grandi condottieri che lei cita, insomma, attraverso Bonadonna nel libro, mi hanno fatto pensare intanto a come il punto di ancoraggio sia proprio la cura, e sono assolutamente d'accordo anche da psicologa, psicoterapeuta. In che senso? Cioè, diciamo, la capacità di Bonadonna forse è stato quello di dover passare chiaramente in oncologia per dei protocolli che tra l'altro ha creato lui attraverso la sua ricerca e la sua sperimentazione, però non si è fermato all'esecuzione di standard procedurali, e qui entra in gioco quell'umanità di cui lei ha parlato, che non è sempre facile da fare quando si è impegnati appunto nella frenesia della vita in corsia per dare tempo e vita ai malati, come lei scrive, no? Sembra appunto che il condottiero possa avere poco tempo per l'esitazione, l'incertezza, forse anche per soffermarsi proprio perché è impegnato in quella battaglia con la morte e per aiutare i suoi malati. E la notte, sia quella che appunto il professore ha incontrato con la sua malattia passando dall'altra parte del rapporto di cura, sia questa diagnosi per Michelangelo, sembrano
proprio un'occasione anche di soffermarsi, come lei scrive, quindi di entrare in un altro tempo e in un nuovo sguardo in cui questo blocco di marmo che non può più essere interrogato, però viene analizzato in ogni espressione, nello sguardo basso, in ogni fattura del grande Michelangelo, e come dire, c'è la possibilità di fermarsi davanti a questa paziente un po' speciale. Infatti, cito dal libro, scrive: la notte chiede aiuto, ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei, ognuno può reagire come vuole alla malattia senza per questo essere giudicato. E questo mi sembra un altro punto centrale, perché ciascun paziente conosce quanto peso abbiano le parole dei curanti cui si affida, sia rispetto alla speranza e sia rispetto alla possibilità di non identificarsi completamente con la sua malattia, con la sua mancanza. Noi ci accorgiamo spesso di avere un corpo quando il nostro corpo, come dire, c'è qualcosa che non va, quando facciamo l'esperienza di una perdita, quando ci avviciniamo alla paura, alla solitudine e anche all'angoscia di morte. Mi colpiva appunto scoprire attraverso il suo libro come il professore si sia battuto per introdurre nella facoltà di medicina un nuovo esame, cioè quello di umanità, e devo dire che posso testimoniare che le associazioni dei malati, gli psiconcologi, lavorano da anni per chiedere una formazione specifica nei corsi di laurea delle professioni sanitarie sulla comunicazione e sulla relazione. Visto appunto la sua esperienza come giornalista e come scrittore, vorrei sapere dal suo osservatorio a che punto siamo, secondo lei, con l'uso delle parole negli ambiti di cura. Non la sento più e non la vedo, dottore. Ecco, adesso forse. Non. Professore, al microfono. Vi sento. Ecco. Sento. Ci sente, dottor Schiavi? Non so cosa è successo, cosa mi è successo. Non riesco a sentire. Adesso io la sento. Diciamo che questo nuovo assetto permette forse anche la partecipazione a chi non potrebbe muoversi, ma a volte ci sono degli inconvenienti. Lei mi sente, dottor Schiavi? Gli inconvenienti della diretta. Vediamo un attimo se eventualmente il dottor Schiavi ci può raggiungere telefonicamente, se c'è qualche problema. Laura, è possibile? Io chiedo a Laura, ma naturalmente lo devo chiedere alla regia. Siccome Laura è la dominante. Siamo qua e parlo dalla Dreamcom. Probabilmente la connessione del dottor Schiavi non è ottimale, possiamo chiamarlo come abbiamo fatto con la dottoressa Varese. Esatto. Lo chiamo e ve lo faccio sentire da qua. Arriva. Facciamolo subito, sì. Ok. Intanto posso leggervi un estratto dal libro? Ecco. Vai. Mi sembra, come dire, proprio rappresentativo a capire di cosa quello devo fare. Anna, c'è Giuseppe? Allora, è così, la vita può sempre ricominciare e lui ne era un esempio. Dopo il pellegrinaggio dal pronto soccorso alla rianimazione, dalla neurologia alla riabilitazione, sfiancato dalla fisioterapia e dall'illusione di tornare a camminare, si era rimesso in gioco.
dall'altra parte aveva capito quanto conta la volontà e quanto l'aiuto che ci viene dato. Poi c'è l'imponderabile. Dottor Schiavi, lei ci sente? Dottor Schiavi? Credo che si sia proprio disconnesso, lo stanno chiamando telefonicamente, prof. Però, però credo che provi a entrare, ma problemi di connessione. Vediamo un attimo. Sì, lo stanno contattando, scrivono. Immagino che ce l'hanno. Io ce l'ho. Chiamalo tu, se no, prof. E che gli dico? Lo mettiamo qua, proviamo noi a chiamarlo. Io lo sto per chiamare e sto aspettando il numero. Se volete chiamarlo voi è uguale. Allora fate voi. Okay. Mi sentite? Sì, sì. Eccolo, ecco sì. Ecco, mi sentite? Perfetto, sì. Eccomi. Purtroppo non lo so, è sparita la connessione. Allora, noi vorremmo che lei riprenda alla conclusione della nuova valutazione e richiesta che Roberta le faceva, se può, fino a che punto ha sentito? Fino a che punto e poi è sparita la sua voce, l'ho cominciata a sentire saltellante, ho cominciato a sentire che parlava della lezione dall'altra parte del medico malato, poi cominciato allora, a sentire... Roberta, se tu fai la domanda... Ecco. Vado direttamente alla domanda, cioè sull'importanza che le parole hanno sui malati, sia sulle possibilità di reazione, sia sulla possibilità di non identificarsi completamente con la propria mancanza e con la propria sofferenza. Ho letto nel libro che il professor Bonadonna si batteva per l'introduzione di un esame di umanità nelle facoltà di medicina, che è una battaglia che da anni le associazioni dei malati e la società di psiconcologia porta avanti per la formazione delle professioni sanitarie, sulla comunicazione e sulla relazione. Volevo sapere dal suo osservatorio particolare come giornalista e come autore anche in ambito sanitario, a che punto siamo secondo lei con l'uso delle parole nella cura? Allora, una delle cose più belle, più forti che ho sentito dire da Bonadonna negli anni in cui lui era malato era questa. Noi medici spesso non sappiamo più capire la sofferenza del malato e capire la sofferenza è la cosa più importante dell'essere medico e infatti lui insisteva proprio per questa formazione del medico della persona, non del medico del particolare e lui sosteneva che la tecnologia che oggi permette di affrontare anche le frontiere dell'impossibile nella sanità e nella medicina, in realtà ha parcellizzato anche il ruolo del medico in molti casi e quindi il medico è diventato uno specialista del particolare. In realtà lui teorizzava la figura del medico a tutto campo, del medico che comunque riesce a fare attraverso l'osservazione, attraverso la diagnosi, attraverso come dire, il rapporto con il malato, riesce a determinare meglio quella che è la cura. E devo dire che lui ammetteva anche dal suo punto di vista di avere in parte trascurato quando si è dedicato alla ricerca e quando la ricerca lo ha assorbito così tanto, si era dedicato poco alla relazione con il malato. Tant'è che era una sorta di rincorsa nel tempo e una delle immagini che lo tormentava forse era l'immagine di un film che molti di voi ricorderanno di Ingmar Bergman, Il Pagole, in cui il luminare della medicina che è in questo posto a ritroso
si ritrova in un incubo in cui gli vengono fatte delle domande e lui non sa più rispondere in quelle che erano poi in realtà le domande che lui faceva ai candidati agli esami di medicina. E quando gli fanno questa domanda, qual è il primo dovere per un medico, e lui non sa rispondere, rimane disarmato e l'esaminatore gli dice chiedere perdono. Ecco, questa domanda Donna se la faceva a se stesso e diceva, e questo era un altro tratto molto umano che io vedevo in lui, diceva: non ho fatto abbastanza, non per quello che avrei voluto essere e che è quello che da malato io chiedo al mio medico, di essere compreso, di avere quelle attenzioni anche attraverso le parole, anche attraverso proprio lo sguardo, attraverso un certo tipo di relazione, è quell'attenzione che è molto importante, perché mi deve dare coraggio, mi deve dare forza, perché lui sosteneva che davanti al cancro non ci sono degli sconfitti, ma diceva che ci sono delle persone che non meritano di perdere, e quindi non ci sono guerrieri sconfitti, ma ci sono delle persone che non meriterebbero di perdere qualche cosa che non ci meritiamo, e noi dobbiamo trovare delle armi proprio per dare delle difese contro questa aggressione. E questo ha rappresentato per tutti gli anni in cui Bonanno è riuscito comunque a testimoniare questa esigenza di umanità nella sanità, è proprio un po' la specie di sua ossessione. Lui diceva: la scuola dei medici deve fare i medici proprio anche a una relazione col paziente, a capire il paziente, capire la malattia, e soprattutto ci vuole più psicologia nei corsi di laurea di medicina, ma ci vorrebbe, ecco questo è un altro dettaglio molto importante, ci vorrebbe anche una scuola di volontariato per chi fa medicina. Imparare dai volontari, imparare dai volontari che sono su un'ambulanza, imparare dai volontari che sono che assistono un malato, è una cosa importantissima, perché ci fa entrare in relazione con un mondo che molto spesso le università trascurano. Adesso ecco, ci sono dei correttivi, stanno cambiando queste cose, e devo dire che sono stati fatti passi in avanti, anche perché è entrata, mi sembra abbastanza forte, la psico-oncologia, ci sono come dire, delle attenzioni diverse anche nelle università, prima ancora insomma nel quinto, nel sesto anno di medicina, però forse ancora questo non basta, perché in realtà l'etica medica impone proprio questo tipo di attenzione. E questo era proprio la chiave della battaglia di Bonadonna e di altri medici come lui, proprio che si sono impegnati per evitare l'eccesso tecnologico renda disumano anche il rapporto fra il medico e il paziente. E voi che conoscete la realtà del volontariato in oncologia sapete benissimo quanto è importante, e quanto è importante essere accolti in un certo modo, cioè avere un'attenzione, soprattutto dopo un intervento invalidante, dopo un intervento difficile. Tant'è che nel libro voi avete parlato di indagini multidisciplinari. La donna era un teorico della multidisciplinarietà nel lavoro medico e nella ricerca medica. Erano importantissimi questi incontri che lui faceva con la sua squadra, col suo pool, prima di ogni diagnosi, prima di ogni incontro, proprio per avere, per creare anche questo contraddittorio e per avere pareri diversi. Infatti il libro La diagnosi Michelangelo è una diagnosi multidisciplinare in cui intervengono tanti attori, in cui c'è la senologa, c'è il chirurgo plastico, c'è il terapista del dolore, molto importante, e c'è la psicologa, che addirittura è quella, la prima che fa questa diagnosi, questa analisi, perché Bonadonna disse la prima a fare una indagine dovrebbe essere proprio una psicologa, per leggere in fondo, e poi anche un filosofo che dà anche lui l'interpretazione della perfezione e dell'imperfezione. È stato molto interessante, molto bella la collaborazione che io ho avuto da specialisti veri che hanno accettato di fare queste diagnosi senza
firmarle direttamente, ma lasciarle, diciamo così, al racconto narrativo del libro, e che sono poi medici importanti. La direttrice Viviana Galimberti, la direttrice del reparto di senologia dello IEO, Salvatore Veca, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pavia e poi della Statale di Milano, Cesare Bonezzi, che è un famoso terapista del Bre e che ha lavorato per tanti anni alla Maugeri di Pavia, devo dire tanti medici hanno proprio accettato. Alberto Anni, primario di oncologia del Fate Bene Fratelli, hanno accettato di esporsi e di fare loro una diagnosi proprio per Michelangelo, per offrire a Bonadonna la loro interpretazione e consentirgli questa diagnosi finale, che poi, come lei ha scritto in questa bellissima recensione, dottoressa Tancredi, è una diagnosi con un colpo di scena, perché l'attore principale poi diventa medico malato e offre lui la sua imperfezione a tutti i congressisti dell'ASCO riuniti in questa sessione mondiale a New York, e si offre lui, ed è lui dell'imperfezione, e viene applaudito proprio perché tutti riconoscono in lui le capacità di chi ha un'imperfezione ma accetta di mostrarsi, di andare in scena, di non arrendersi, e quindi c'è questa resilienza, questo spirito di non arrendersi, e viene accettato anche dalla classe medica, che accoglie in questo proprio un simbolo del coraggio di non arrendersi. Sì, l'esempio, l'esperienza come testimonianza viva che il suo libro trasmette, assolutamente. Credo che con questa risposta abbiamo risposto anche a Simone Silenzi, che infatti poi ribadisce multidisciplinarità e interdisciplinarietà. Questi sono i concetti da porre come condizio sine qua non per la presa in carico globale delle persone che affrontano il cancro. Silvana Zambrini, colonna di Antenna e di Favo, dice che ha avuto la fortuna di conoscere il professor Bonadonna negli anni 60, all'inizio della sua avventura, e che lui le ha ispirato la battaglia che poi ha portato avanti all'Istituto Regina Elena per la riabilitazione psicofisica delle pazienti con mastectomia. E adesso darei la parola a Elisabetta Iannelli, che si era prenotata per una domanda. Grazie. Intanto una riflessione che anche solo il titolo del libro ispira, perché la notte sostanzialmente precede il giorno, e questo è il messaggio più bello che anche un medico può trasmettere al paziente nel momento più buio della sua esistenza, quando viene diagnosticata una oncologica, perché questo significa dare speranza di vita, ed è quella speranza che ti consente di andare avanti, di guardare oltre questo tunnel, oltre questo buio. E tanto più è potente questo messaggio se viene dal medico, tanto più ancora se è un medico che ha vissuto sulla propria pelle un'esperienza di malattia. E questo è il messaggio che noi dovremmo, diciamo, cercare di portare avanti come un esempio concreto. Bonadonna ha sviluppato, è vero, lui stesso se ne faceva un po' cruccio negli ultimi anni, diciamo, della sua esistenza, questa maggiore sensibilità, ma poi era una sensibilità importante, tanto che dopo, anche da dopo il primo incontro,